questa prima fase ci concentriamo su, innanzitutto, buongiorno a tutti, sono Davide Morini. In questa prima fase andiamo ad analizzare una applicazione di quello che è la progettualità tailor-made, quindi sartoriale, su il tema del prodotto. Per cui andiamo ad analizzare quello che è un'applicazione ovviamente dell'architettura di interni con sul prodotto e con la relativa ricerca dei materiali. Che poi è l'occasione in questo momento anche un po' raccontare questi studi di progettazione italiani. Voi di fatto di cosa vi occupate? Un po' raccontaci anche la vostra attività. Pelizzari Studio è uno studio che è nato nel 1991, ha sede a Brescia e Milano. E fondamentalmente il nostro core business è l'interior design, la ristrutturazione, i restauri conservativi, e poi ci siamo accorti che facciamo anche tanto product design. Pertanto è un cerchio a 360 gradi che coinvolge tutto quello che sono l'architettura degli interni. E vogliamo sempre farlo in modo completo, senza che nulla venga lasciato al caso, per dare la massima qualità al progetto. Per cui gli interventi di oggi appunto saranno due. Il primo è proprio sul design del prodotto sartoriale per le realizzazioni che andiamo a fare, e invece il secondo saranno dei casi studi, quindi saranno dei progetti veri e propri realizzati e non su cui andare ad approfondire alcuni temi che tra noi colleghi molte volte ci possiamo trovare in situazioni analoghe, e così vedere come noi le abbiamo risolte, e magari avere un confronto con voi, secondo me è sempre, sempre molto importante e anche divertente, visto che siamo tra colleghi, quindi possiamo divertirci in questo senso. Allora, io direi di iniziare con questo primo intervento, perché appunto poi magari vediamo di aprire anche dei dibattiti se riusciamo. Benissimo. Come dicevo, questo è una parte del team di Pelizzari Studio. Ci occupiamo di progettazione architettonica, però soprattutto finalizzata alle ristrutturazioni e tutto quello che sono l'architettura di interni. Gestiamo progetti per privati, per sviluppatori immobiliari nel campo del residenziale, dell'hotellerie, della ristorazione e anche degli uffici e anche una parte di retail. Nel nostro team ci sono architetti, interior designer, product designer e lighting designer. Ovviamente essendo un team multidisciplinare, questo ci permette di affrontare i progetti sotto tanti punti di vista. Lo studio è aperto dal 1991, come vi dicevo, e ci siamo accorti che stavamo facendo tantissimo product design senza rendercene conto, nel senso che la nostra mente, il nostro focus era orientato a ok, facciamo l'architettura degli interni di queste abitazioni, quindi scegliamo materiali, le finiture, i colori, che tipologia di arredo fare, inserire, come farlo, ma facciamo anche tanto disegno su misura, il disegno sartoriale per le realizzazioni che andiamo a fare. Quindi qualche anno fa abbiamo voluto fare una capsule collection, ovvero una raccolta delle davvero centinaia di disegni che avevamo al nostro interno nei nostri archivi. Li abbiamo estratti e li abbiamo rirealizzati sostanzialmente, e li abbiamo fotografati in modo anche da capire e mostrare quello che facciamo oltre al progetto integrato, quindi proprio sono dei singoli pezzi. Quello che cerchiamo sempre di fare è dare un tocco della nostra visione, quindi della nostra firma sul prodotto. Come lo facciamo? Perché dare una firma sembra a tutti a dirlo, ma il come farlo io trovo che sia il
fulcro del progetto. Oltre alle linee, oltre al design che possiamo andare a mettere, quello che caratterizza il lavoro che noi abbiamo sviluppato è la ricerca dei materiali. Per noi la selezione di che materiali e l'accostamento tra i vari materiali è fondamentale, e troviamo che sia quello che sia un punto vincente all'interno del percorso che andiamo a fare. Questo è un tavolo, dall'immagine forse non si vede, è gigantesco, nel senso che sono 3,60 m. Il piano è in un marmo di Carrara. Le gambe sono interamente in ottone, con questo disegno che andiamo un po' scultura che andiamo a vedere. Queste fotografie le abbiamo realizzate in una cava di marmi a Botticino, e ci piaceva molto questa ambientazione. Questi sono dei dettagli. Come voi sapete, le lastre di marmo nella maggior parte arrivano sino a 3 metri. Essendo questo un tavolo molto più grande, quindi 3,60 m, non potevamo lavorare con una lastra unica. In questo caso abbiamo praticamente creato delle giunte, delle fratture che abbiamo inserito con delle linee di ottone per andare a determinare quelli che sono i vari pezzi che montano, che realizzano il piano. La gamba è in un ottone acidato, e ha questa forma molto molto particolare, con queste gambe asimmetriche. Questo è un altro tavolo, è un coffee table. Anche qua abbiamo utilizzato una struttura in ottone, e il piano è in un rovere con un poro aperto. Ci piace comunque raccontare gli elementi che abbiamo realizzato anche in contesti dove noi viviamo. Queste fotografie, per esempio, sono scattate nello nostro studio a Brescia, che è un palazzo del Settecento. Ve ne parlerò nel secondo intervento, quando parleremo di uffici, in questo senso. Questi sono altri due coffee table. In questo caso abbiamo utilizzato del ferro naturale, quindi un acciaio, con del travertino, e invece uno, diciamo, più prezioso, con una breccia capraia. Quindi anche qua la ricerca del materiale, della pietra, non scontata. Forse per noi, che siamo tutti colleghi, ovviamente c'è una cultura da questo punto di vista, ma vi assicuro che quando andiamo poi a raccontarlo, a spiegarlo a quelli che sono i nostri clienti, comunque viene sempre molto apprezzato questa cultura, questa conoscenza sui materiali. In questo caso la breccia capraia ha una struttura in ottone. Questi sono alcuni dettagli. Il travertino si vede, l'abbiamo volutamente lasciato a poro aperto, in questo caso perde un po' quel sapore anni 70 con lo stucco, e esalta quella che è la materia vera della pietra. Io, tra l'altro, è un materiale che adoro, che fa parte della nostra cultura, e saperlo comunque declinare anche in una contemporaneità lo trovo molto molto interessante. Quest'altra è una libreria. In realtà questo è una libreria che abbiamo nel nostro studio a Milano, che riusciamo a declinare in molteplici forme e dimensioni, a seconda proprio dell'esigenza che dobbiamo andare a ricoprire all'interno degli spazi che andiamo a progettare. Per cui in questo caso il mobile basso è in un ebano macassar. Abbiamo le ante che si aprono push-pull, e anche sulle due teste abbiamo recuperato dello spazio. Quei montanti verticali sono in ottone, e anche la simmetria sull'asse verticale dei vari ripiani ci permette di andare come una fisarmonica, sia in orizzontale che in verticale, a definire delle diverse soluzioni e modularità della cosa. Per esempio, se
questo oggetto deve essere ambientato all'interno di un soggiorno, c'è necessità di una televisione, oppure magari dei miei clienti sono dei collezionisti di maschere africane piuttosto che vasi cinesi, possiamo andare a determinare le effettive dimensioni che servono e quindi il custom, il tailor made di cui vi parlavo prima si va a declinare in modo davvero versatile a seconda delle esigenze che appaiono davanti a noi. Questa invece è una console molto particolare, anche qua molto asimmetrica, sia soprattutto per le gambe, è una console che è contenitiva, per cui porta dei cassetti sul fronte anteriore. Anche qua abbiamo utilizzato l'ottone acidato e in questo caso abbiamo anche qua un macassar, però in questo caso ha una finitura di una laccatura poliestere, per cui è super lucida, un po' anni 50 come sapore, però ovviamente il design è contemporaneo nonostante l'utilizzo dei materiali sia un po' retro. Questo è un po' il senso, il contrasto tra l'utilizzo appunto del materiale di un tempo con un design insolito o non visto. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Questo nasce per un'esigenza molto particolare. Volevamo dividere degli ambienti non in modo completo, ma dare un passo tra una soluzione e un'altra, come se fosse, posso farvi un esempio, da una zona pranzo a una zona soggiorno. Volevamo creare un'idea di filtro che però non fosse invasivo dal punto di vista della percezione dell'occhio dalla vista, diciamo, in piedi. Per cui abbiamo creato questa sorta di mini libreria bassa. Anche qua abbiamo utilizzato l'ottone acidato, e dove è ovviamente possibile appoggiare degli elementi. Però il design di questa ci ha permesso di proprio creare una separazione tra gli ambienti a livello un po' inconscio, senza essere troppo violenti nella separazione. E anche questo è un oggetto che abbiamo trovato nei nostri archivi e che abbiamo voluto riproporre in questa chiave. Quella che abbiamo visto era appunto la, diciamo, collezione interna dello studio, alcuni elementi, ovviamente non ve li ho portati tutti per non annoiarvi, ma così per darvi un'idea di quello che andiamo a fare. Una sera ho conosciuto un simpaticissimo ragazzo spagnolo, e così parlando gli ho chiesto: ma tu cosa fai nella vita? Ma io produco maniglie. E gli ho detto: fantastico, ma chi produce maniglie in Spagna? No, io produco le maniglie in Spagna, siamo bravissimi, ma la produzione è in Valsabbia, in provincia di Brescia. Gli ho detto: beh, ma siamo bresciani e per cui non possiamo non conoscerci da questo punto di vista. Ed è stato un incontro molto molto divertente, perché lui ci portava i pata negra durante le feste di Natale e il torrone da Alicante, e per lui abbiamo disegnato una linea di maniglie che sono tuttora in produzione, quindi sono sono fatte da un'azienda spagnola, ma made in Italy, made in Brescia sostanzialmente. Abbiamo lavorato in questo caso quindi non per noi stessi o per un nostro cliente privato, ma abbiamo lavorato per un'azienda, e abbiamo chiaramente, la maniglia, lo sapete meglio di me, è una delle cose più complesse che può disegnare un architetto, perché ha diversi aspetti da considerare, non solo la parte tecnica e la parte funzionale, ma ha anche un'ideologia dietro, perché con la maniglia si aprono, si chiudono. Di maniglie ne hanno disegnate tante, ma anche molto più belle delle nostre, per carità, ma abbiamo voluto dare un segno diverso e un segno riconoscibile. In questo caso questa l'abbiamo come voluta spezzare, e quindi abbiamo creato una frattura all'interno della maniglia,
In realtà questo ci ha permesso di far sì che al tatto, quando la prendiamo in mano, questa leggerissima inclinazione ci accompagna la mano, quindi è davvero piacevole da afferrare. Questa è un'altra tipologia, l'abbiamo giocato sugli innesti o soprattutto sulla diversità di innesti di forme, quindi partiamo da un ottagono che va a infilarsi su un cilindro, e questo ci dava per noi un senso così parzialmente classico, perché comunque ricorda un po' le vaniglie di tempi passati, però con una contemporaneità del liscio della parte che si va a afferrare con la mano. Ovviamente poi ci siamo divertiti a giocare con diverse finiture, quindi dall'ottone naturale all'ottone spazzolato alle bruniture, quindi abbiamo poi creato una serie di differenti tipologie. E questa è l'ultima che abbiamo proprio così un po' disruptive da questo punto di vista. Abbiamo preso il cilindro, l'abbiamo sconnesso. Trovo che sia comunque molto caratterizzante. Vi assicuro, per chi non l'ha mai provato, disegnare una maglia non è facile, perché bisogna avere l'accortezza di rispettare determinati parametri, determinate dimensioni che non sono scontate. Il rapporto tra la parte dell'innesto della porta e la parte diciamo il rapporto tra questi elementi deve essere molto molto calibrato, così come la lunghezza deve essere, non può essere troppo corta se non è fastidiosa per la presa, non può essere troppo lunga perché altrimenti sulle porte poi non la monti più, per cui non è una cosa banale. Quindi abbiamo fatto diversi prototipi e poi l'abbiamo sviluppata. Un altro progetto è uno sviluppo per, sempre anche in questo caso per un'azienda che produce rubinetteria. In questo caso la loro azienda c'è da più di 40 anni, oggi si chiama We Are IB, una volta era IB Rubinetteria, magari qualcuno di voi ci ha lavorato e la conosce. Il loro catalogo è enorme, hanno tantissime referenze. Inserirsi all'interno del loro catalogo non era semplice, loro ci hanno chiamato per avere un design da parte nostra, ma il focus era: dobbiamo fare il rubinetto che vogliamo vendere di più, quindi deve essere di un design molto particolare ma contemporaneamente molto semplice. Noi non siamo uno studio che fa cose minimal, non ci appartiene, non è nel nostro sangue, per cui abbiamo provato a declinare quello che è una nostra visione di rubinetto, però molto pulita e riteniamo abbastanza elegante. Però mi direte voi, delle forme molto neutre. Questo è quello che vediamo a sinistra, è il trefori. Anche qua nella rubinetteria voi sapete che ci sono diverse tipologie di impostazione, quindi il trefori con queste T sostanzialmente che giocano. Se volete può esserci un'assonanza alle T che c'erano nelle maniglie degli innesti, se vogliamo trovare questo parallelo. E poi chiaramente anche dal punto di vista delle bocche abbiamo voluto dargli una cosa più contemporanea. Anche qua ci siamo divertiti molto con tutto quello che sono le finiture, appunto dall'ottone naturale al nickel spazzolato, questo è un PV di nero, piuttosto che l'oro rosa e altre tipologie. Quello che abbiamo visto prima era il trefori, questi sono i gruppi per la vasca e con il relativo doccino. In linea di massima questo era un progetto comunque
che ci ha divertito molto, perché comunque lavorare con aziende così strutturate, con una storia, richiede sempre un grande impegno dal punto di vista dell'applicazione mentale, della ricerca che bisogna fare a monte. Però quando poi si arriva, togliendo i fronzoli, a un prodotto che funziona, e soprattutto il board dell'azienda, che sanno fare molto bene il loro mestiere, dicono: ok, questo è una cosa che davvero non avevamo nel nostro catalogo e riteniamo che sia un prodotto che può vendere tanto, per noi è chiaramente una soddisfazione, perché vuol dire essere arrivati al goal che ci eravamo prefissati. Non da ultimo, questo è un progetto che abbiamo appena finito di sviluppare, verrà presentato alla Salone del Mobile di quest'anno. Inchiostro Bianco, un'azienda di Modena, realizzano carte da parati per lo più. Anche in questo caso ci hanno chiesto di realizzare per loro una linea di carte da parati. Conoscete benissimo il mondo delle carte da parati, ce n'è un'infinità di tutti i tipi. Volevamo dare un senso diverso e molto particolare in questo caso. Loro ci hanno lasciato una grande mano libera, devo essere sincero, e quando poi gli abbiamo presentato il nostro concept è piaciuto tantissimo, perché comunque andava a prendere una direzione molto particolare all'interno del loro catalogo. Questa è una prima ispirazione da cui siamo partiti. Abbiamo fatto una diverse serie con diverse tipologie all'interno delle serie. Io adesso ve le mostro velocemente, poi chiaramente se avete piacere di fare delle considerazioni o vogliamo fare delle domande, ritorniamo benissimo sui diversi punti. Questa è una prima versione. Considerate che abbiamo richiesto che la stampa venisse fatta su dei supporti ruvidi, quindi che avessero materia al proprio interno. Sostanzialmente questa è una carta da parati da posare da terra, dove la parte verde mi fa come una boiserie, mi disegna una boiserie all'interno dell'ambiente, e l'abbiamo caratterizzata con dei gesti grafici sostanzialmente, che poi sono stati, si possono declinare in diverse situazioni, e quello che vedete sulla destra è, diciamo, il disegno completo, ma che poi io posso continuare a portarla all'interno di tutto l'ambiente, non avendo il segno grafico, posso averlo solo in una determinata zona dove ovviamente voglio. Quindi anche questa boiserie ha una trama, adesso non so se si vede, cannettata orizzontale, e quindi proprio mi dà il senso di una boiserie, invece è una carta da parati. Questa è una variante rispetto a quella che abbiamo appena visto, quindi c'è sempre questa boiserie, cambiano in questo caso i segni grafici che andiamo a trovare, quindi è un po' più ricca, un po' più disegnata. Quella che abbiamo visto prima era con i toni del verde, ora abbiamo questa con i toni del blu. Un'altra serie, questa è Sea of Clouds, è una delle quelle che preferisco, è molto particolare, in questo caso lo trovo molto concettuale, bisogna dal mio punto di vista capire bene dove andare a declinarle. Non sono carte da parati per tutti gli ambienti, però sono una visione leggermente diversa rispetto a una carta da parati, diciamo, un po' più standard, un po' più facile. Quindi l'ispirazione è la nuvola, e all'interno delle nuvole abbiamo questi segni come se fossero degli errori tipografici appositamente, e quindi vanno a disegnarmi all'interno di queste nuvole, o può essere anche un mare, possiamo intenderlo un po' come vogliamo, queste ombre, molto molto particolare.
declinato nel rosa e nel blu, in questo caso. La medesima, però qua cambia la texture di fondo, quindi qua abbiamo delle nuvole, l'abbiamo anche poi realizzata con questi gialli acido, quindi abbiamo lavorato poi con dei colori, chiaramente visti sul supporto stampato, hanno proprio questo filtro che sembrano errori tipografici, ma voluti, messi lì apposta. Quest'altra collezione si chiama Assemblage e sembrano delle pennellate sovrapposte con dei leggerissimi tratti a matita che vanno a definire parzialmente i contorni. Sono state un po' una sfida perché comunque andare a trovare qualcosa di un po' diverso rispetto a quello che ovviamente c'è già sul mercato non è così semplice, però questa la trovo molto molto decorativa per gli ambienti, per esempio, che disegniamo noi. Si inserisce molto piacevolmente, molto morbida da questo punto di vista, e l'abbiamo poi declinata con diverse tinte. E anche con diverse pennellate, perché sembrano un po' degli acquarelli, no? Perché hanno un po' dei punti più carichi rispetto ad altri. Io lo trovo così, quasi come se fossero dei quadri, che però mi rilassano, mi danno un senso di rilassatezza all'interno di un ambiente. Questa è sicuramente una delle mie preferite e anche una delle più complesse da apprezzare, perché è come se noi vedessimo delle luci in una giornata di pioggia attraverso un vetro cannettato o un vetro opaco. L'ispirazione è ovviamente l'immagine di destra, e anche qua abbiamo giocato con una linea che può essere anche qua un ricordo di una boiserie bassa, che però c'è, è un segno. E quindi abbiamo queste detonalizzazioni sul colore, in questo caso ho giocato con i blu e un leggerissimo verde, e in questo caso sembra proprio una parete cannettata, come se fosse una boiserie, però è come se vedessi delle luci di fondo. Questa forse lo rende ancora di più, nel senso che ho proprio questo bagliore che esce all'interno di questo. È molto delicata, va anche qua, dal mio punto di vista, interpretato bene dove andare a posizionarla. Non so, io la vedo anche come una parete, tutta parete dietro un letto, una testata del letto in una camera, però in un ambiente comunque contemporaneo, dipende ovviamente dove vanno a essere collocate. La medesima giocata con dei toni più sul rosa in questo caso, e dei gialli che si accendono, però è proprio molto delicata, molto sfumata, però davvero trovo che la ricerca che abbiamo fatto su questi elementi sia uno sforzo interessante. Avrei finito il mio primo intervento, spero di avervi così solleticato qualche idea. Il mio prossimo intervento sarà un po' più su quello che facciamo tutti i giorni, ovvero il progetto. Vi mostrerò proprio dei progetti che abbiamo fatto, però ci tenevo perché, visto il tema che avevamo oggi qui, era proprio il tema dei materiali, il tema della sartorialità che andiamo ad avere nei nostri progetti, anche il fatto di provare, può andare bene, può andare male, ma provare a trovare qualcosa sempre di più, a prototipare, trovo che sia comunque un valore aggiunto e mai una perdita di tempo da questo punto di vista, nel senso che quello che andiamo a fare come ricerca è sicuramente un bene per
tutto il tempo che lo dedichiamo alla ricerca è sempre positivo, questo in qualsiasi campo. Volevo proprio così parlarvi del prodotto, che non è propriamente il nostro core business, per dirvi esiste anche questo, e l'applicazione che noi mettiamo in questo avviene in questo modo. Io volevo farti poi delle domande, mi piacerebbe anche con voi avviare un po' delle riflessioni, no? Perché poi tutti questi momenti anche per capirne di più del vostro mondo, no? Ultimamente sento parlare sempre più spesso della ricercare anche la bellezza, no? E quello che mi chiedo è compito del progettista, dell'architetto rendere la bellezza accessibile a tutti? E soprattutto come si riesce, insomma, a cercare, insomma, di poter diffonderla a chi magari non può raggiungere determinati standard? Io trovo che la bellezza sia insita nelle proporzioni e nei materiali che andiamo a utilizzare, e non per forza devono essere relativi a un valore dal punto di vista economico. Si può fare del bello? Ecco, quello vuol dire, si possono fare le cose belle senza dover, insomma... Assolutamente sì. Chiaro è che quello che oggi ho provato così a raccontare è il fatto di avere una ricerca e quindi trovare nuovi modi di creare bellezza. Ripeto che sono d'accordo con te, dal mio punto di vista non è un discorso economico, la bellezza non è un discorso economico. Stamattina abbiamo anche un po' cercato di capire come si sviluppa, insomma, il tema del ripensare gli spazi, no? E spesso cerco, almeno in qualche modo nei confronti che ho con voi, capisco che il tempo a disposizione per riflettere, insomma, e andare a fondo delle soluzioni, cercare di capire, insomma, come offrire una soluzione importante sia poco. Ecco, questa mancanza di tempo è uno dei problemi particolari che, insomma, determina a volte una cattiva progettazione? Tremendamente sì. È fondamentale il tempo che impieghiamo per progettare, per pensare. Se mi dovessi accorgere che il tempo che stiamo utilizzando non è utilizzato in modo corretto, o ce n'è poco di tempo, fermi tutti. Cioè, noi lavoriamo per raggiungere dei progetti di qualità massima, o perlomeno ci proviamo, e se il tempo non ne ho per fare le cose, non funziona, nel senso che non siamo, con tutto il rispetto, non siamo un pronto soccorso, stiamo facendo architettura, stiamo facendo un'altra cosa. Il ragionamento è proprio quello, voglio arrivare, cioè a volte conviene forse dire dei no ad alcuni committenti se questo, diciamo, determina poi una precarietà, diciamo, della qualità del vostro lavoro, oppure oggi spesso durante, ripeto, gli eventi mi dicono i progettisti: sì, ma io devo portare a casa qualcosa, quindi il committente decide e devo, insomma, raggiungere quell'obiettivo lì, insomma. Il nostro studio è in crescita, nel senso che attualmente siamo in 16-17 persone, perché siamo, dal mio punto di vista, una buona dimensione. E considerate che seguiamo non più di 20-22 progetti all'anno, che magari qualcuno va anche sul biennale, ma non riusciamo a prenderne di più, e a un certo punto ci siamo trovati più volte a dover o posticipare, a chiedere al nostro cliente se gli stava bene di posticipare, solitamente non sta bene a nessuno, o diversamente proprio dire di no. Chiaramente sono progetti con dimensioni diverse tra di loro, però indicativamente è fondamentale il tempo, e è fondamentale il tempo che noi mettiamo a disposizione del nostro cliente, perché a nostra volta lui è libero di utilizzare il suo tempo come meglio crede, perché ci affida la propria casa, il proprio hotel, piuttosto che, per cui è uno scambio di tempo che quindi deve essere gestito nel migliore dei modi. Ma hai la percezione che un po' il committente riesca
non vi dia la giusta autorevolezza quando andate a proporre un progetto? Dal punto di vista del tempo, sempre o... In generale, il fatto che comunque siete voi professionisti di fatto, no? Quindi uno si affida a voi perché vuole raggiungere degli obiettivi. Però ho l'impressione che oggi un po' questa autorevolezza della figura dell'architetto non ci sia, no? E quindi vi scontrate con un mondo che a quel punto dovete scendere di fatto a diversi compromessi. È purtroppo una cosa culturale, nel senso che c'è il committente che ha la sensibilità di capire. Committente illuminato, famoso di capire. Tu sei professionista, ti ho incaricato, quello che fai mi piace, wow, grazie. E invece c'è il committente che prova a metterti la manina sul mouse per provare lui a fare o a dire o a sostituirsi addirittura talvolta l'architetto. Sì, ci è ovviamente capitato, perché di persone ce ne sono di tutti i tipi, però proviamo sempre a essere molto chiari. Ognuno ha il proprio ruolo, il committente va coinvolto su determinate scelte ovviamente, su altre scelte ci ha affidato la progettazione, ci ha affidato la direzione lavori, la direzione artistica all'interno dei nostri progetti, per cui proviamo a portare a termine i progetti nel miglior modo possibile nell'interesse del nostro committente e sperando sempre che culturalmente abbia il rispetto della professione che facciamo, che purtroppo non è sempre capito, però ripeto, è un discorso culturale, non sociale, culturale. No, culturale, sono d'accordo. Il numero 16-17 più o meno nello studio siete di architetti. Sì, tra architetti e designer. Ecco, è molto difficile far lavorare insieme tutti questi architetti, perché appunto le medie dicono che gli studi italiani insomma sono all'incirca 1, qualcosa. Ecco, come fate a far lavorare tutti questi creativi o progettisti insomma? Abbiamo due studi, lo dicevo prima all'inizio, uno a Milano e uno a Brescia, per cui già siamo ci complichiamo la cosa ancora di più, perché non è che ci vediamo tutti insieme contemporaneamente. Però devo essere sincero, il lavoro di team è eccezionale, nel senso che funziona tutto in modo molto organizzato, molto responsabile. I nostri project manager hanno la responsabilità completa del progetto, incontrano direttamente i committenti, incontriamo i fornitori. Non voglio dire che ciascuno sa fare tutto al 100% da solo, ma quasi. E anche le figure più junior comunque su progetti magari minori vengono responsabilizzate di più. Saremo fortunati, ma abbiamo un'impostazione davvero amichevole, anche perché passiamo un terzo della nostra giornata barra vita all'interno dello studio, per cui vediamo di viverla bene. Teoricamente proviamo sempre a non andare mai oltre le 6 di sera, entrando alle 9 di mattina. Confermi, Chiara? Confermi. E proviamo comunque a fare del nostro meglio. Trovo che andare in overboost con la testa perché devo lavorare, ho la consegna e devo fare le notti, queste cose qua sì, le facevamo all'università. Ripeto, l'ho detto prima, non siamo un pronto soccorso, non lavoriamo in questo campo, lavoriamo in architettura, ci va messa la testa. E certo. I nostri errori rimangono, gli errori dell'architetto rimangono molto più di tutte le altre professioni, non riusciamo a metterle sotto il tappeto, per cui mettiamoci la testa un minuto di più, proviamo a fare le cose fatte bene. E c'è entusiasmo ancora da parte tua a fare questo lavoro? Mi direi sicuramente di sì, perché ovviamente se non fai le cose con un entusiasmo, però l'impressione è che a volte appunto oggi non ci sia più quella spinta che magari decenni fa c'era in questa categoria. Tu hai ancora l'entusiasmo di portare avanti questa professione nonostante burocrazia, committenti poco illuminati, insomma, per dire alcuni dei problemi, insomma. Beh, facciamo un lavoro tutti quanti in questa stanza molto complesso, ma tanto complesso, ogni tanto arriviamo a dei livelli di complessità che diciamo, ma davvero?
stiamo arrivando a questi livelli tra burocrazia e comitati poco illuminati e complicazioni, imprevisti e quant'altro. Sì, però assolutamente l'entusiasmo che ho per l'architettura, per quello che facciamo, per l'arte, per l'apporto culturale che riusciamo a dare e provare a fare del nostro. Ma mi spinge ogni mattina a essere davvero più carico del giorno prima. Dopo vedremo un progetto, così vi faccio un'anticipazione, così non scappate e state allo speech successivo. Vedremo un progetto che ha avuto un impatto dal punto di vista sociale all'interno di un borgo molto importante. E queste sono cose che a me danno emozione, e quando riusciamo a trovare emozione dalle comunità su cui lavoriamo, per me è vincente, e la mia passione non si interrompe lì, e spero di riuscire poi a trasmetterla a chi lavora con noi e fargli capire, insomma, no, fargli capire niente, semplicemente trasmetterglielo, e se sono entusiasti loro andiamo bene tutti.